rischiare sull'unico gol di vantaggio, hanno così concluso altre due volte. Il Torino sfiora l'autorete con Corradini, vola Lorieri a salvare. Definitivamente i conti, ma Lorieri è bravissimo. Come il portiere Granata devia in angolo una pericolosa punizione di Renica. Codicenti per Albiero, gran botta e Lorieri devia in angolo. Replica è un pericoloso tiro di Vialli. 22esimo, Crisimanni e Lorieri a tu per tu. Un protagonista c'è stato, il portiere Lorieri, autore di numerosi grandi parate. La ripresa, 21esimo, colpo di testa di Bertoni, Lorieri esce. 37esimo, colpo di testa di Bertoni. Un corner battuto da Mauro, Manfredonia blocca Lorieri. Chetta crossa in area, Gentini di testa, Lorieri respinge. Volpati, deviazione di Lorieri in corner. A volare sul tiro di un vivacissimo Laudrup. Violento tiro di Viviani che Lorieri devia in angolo. Che lascia partire un gran tiro da fuori aria, splendidamente deviato in angolo. Da... va al tiro Baresi, Lorieri intuisce e devia in angolo. Poi rifiuta con una certa energia i complimenti dei Conorati e con Battistini, si infrangeva sui pugni di Lorieri. Passarella impegna Lorieri. Pregevole spunto del 22enne Dolcetti con Lorieri pronto alla parata. Vantaggio, ma Lorieri è bravo a deviare in angolo il forte tiro. Cross di Agostini impegna di testa Lorieri che si salva in angolo. Al comunale torinese il Granata di radice con il punteggio di 1-0. Ecco. C'è l'ex junior che tenta di sovvertire le parti, di riportare immediatamente un gran tiro di Pagano e deviato in angolo da Lorieri, senz'altro protagonista. Traversa. Un altro brivido per Lorieri, su testa all'indietro di Corradini pressato da... c'è un bel cross di Maldini, buco di Rossi e Mussi... del tempo Lorieri sfodera una parata delle sue per deviare in corner la botta. L'assedio è 4 palle, 100 lire. Traffica di tiri, quella che si abbatte contro la porta di Lorieri, un grande Lorieri. La squadra granata, carente in tutti i reparti, ne prenderebbe molti. Con un brillante show del suo portiere, Lorieri è diventato col passare dei minuti il vero protagonista più spettacolare della partita. Vince così il Toro. Lorieri salva su Dall'Oglio, poi è un continuo tambureggiare bianca. Evita la beffa sul tiro di Cuoghi con un grande intervento. 0-0. Ancora troppo poco in rapporto a quanto riescono a seminare. E sull'altro fronte il Torino ha ormai trovato a cambiare faccia alla gara. Ma l'1-1 premia sia la ripresa dei Granata, sia il primo tempo. Applausi, ma la difesa giallorossa fa provare al pubblico. E qui c'è, bravo Lorieri, ancora una volta sulla punizione. Punizione, Isen, Borgonovo, la gran parata di Lorieri. Calcerà al lato. Forsennati si vede anche Perdomo, oggi deciso a far valere il suo gran tiro, ma con scarto. Chigiano, ma De Zotti è in pomeriggio da Cicala e non sfrutta. Sprecano su entrambi i fronti. Partita bella, palpitante, su ritmi forsennati, con le imprecisioni. E la ricarica di Maifredi ha dato più convinzione alla squadra intera. Tentato a trovare la via della porta dell'Ascoli, dove comunque era a vigilare un Lorieri. Il più insidioso, comunque, è Mandorlini. Poi recriminazioni anche con l'arbitro Corni. Ascoli di Agroppi, che ha sostituito Bersellini, fa 0-0 a Verona. Il nuovo allenatore marchigiano non si fa. Nel finale l'Ascoli spende ciò che ha. Perché ancora con Lombardo fallisce il terzo gol e solo poco prima... Nel secondo tempo il Napoli ha ripreso faticosamente in mano le redini. Il suo personale bottino. Tempesta negli spogliatoi. Fabrizio Lorieri sale in cattedra. Il portiere Ascoli deve spedire un sentito grazie a Fabrizio Lorieri. Battuto il risultato su bomba di Poli, sempre ben controllato da Loisi. E fa scambio di passaporto in confronto al fantasma della scorsa stagione. Sampdoria, Vialli, bel colpo di testa, ottima parata. E così si va tutti negli spogliatoi con ben poco di buono da ricordare. Telli, la Roma conferma i suoi limiti dal dischetto. Visto il colore del cappellino, quello di Lorieri è un balzo da pantera rosa. Per farsi ancor meno incisivo, riesce a fare in 160 secondi quello che può sempre contare sulle prodezze di un portierone. Solo lui, Lorieri, riesce a guadagnare a plan. A beneficio di Schillaci, che colpisce al volo ma non scaccia, ma sfodera un portiere ex Granata, informato a derby. Il forcing finale non crea nulla di buono, anzi rischia un ulteriore tonare su Ciocci e Ferri, ma la lezione non è servita. Non solo per accontentare i suoi venuti da massa. Dai. Al riposo sotto i due gol. Di altra conclusione,
Cui fa da comprimario Padovano, che vorrebbe tanto entrare nel cuore dei napoletani come lo fu Giorgio. Quale sarà il primo rimprovero che muoverà i suoi giocatori? Di Capocchiano. L'Ascoli ottiene il secondo punto in trasferta di questo campionato. Di Sergio, Capocchiano e ancora di Stroppa. Non si passa. Capocchiano fino agli ore in campo. Straordinari i suoi riflessi, una un po' per la bravura del portiere Lorieri, ma i primi tentativi di fronte a un Ascoli logicamente chiuso a riccio rimangono in fare, ma che si limita a giocare un calcio onesto senza commettere troppi errori. Precipitoso anticipo su Osio ha spedito un pallonetto verso l'angolo, mettendosi subito in evidenza. La Roma prima con Lorieri è grande, ma non può far nulla al 41esimo. Di essere troppo bravi, e invece bisogna stare nella cesta. Noi siamo una squadra che lotta per salvarsi, non può concedere. Ci è andato solamente gli ultimi 10 minuti. Il pigliatutto Lorieri, l'Inter l'ha vinto. È pur vero che dall'altra parte c'è un Lorieri che prende tutti i palloni. Poi azzurri che non vincono in casa da 2 mesi sono troppo. Ascoli Fiorentina. Solo la Lazio fa una samba con i suoi 6.000 tifosi. Ma De Sisti non accetta il paragone. Se ne parla un po' dall'inizio praticamente per l'Ascoli, no? Cioè si chiedono rinforzi. Ti posso dire, se una persona X gioco in zona o io faccio una mista zona e così, perché quando si gioca in zona in un nostro gioco allenatore ha più responsabilità. E contropiede genuani che trovano cattiva sorte con tante occasioni fa ritmo impressionante. C'è chi pensa che la legge del calcio punisca e solo nel finale mette sotto l'Ascoli nella prima. Bene, senz'altro, per qualità e intensità di gioco, e bisognerà vedere se a Simone è entrato al posto di Massaro, gran tiro di Simone, la testardaggine di Gambaro, le incursioni. Condizione Galia di chiamare il portiere giallorosso alla parata più difficile di Porrini, un altro difensore che colma le lacune delle punte. Nesler è il migliore della Roma e comincia a dimostrarlo prima su conclusione al volo del solito Kohler. La palla gol della gara con Casiraghi. I primi 45 minuti si concludono. Ma Lorieri conferma la giornata di grazia e gli assalti doriani diventano sempre più Attilio Lombardo. E Lorieri fa capire subito che è in un incisivo Raducioiu. La Roma dal canto suo è coraggiosa e aggressiva. L'arbitro Nicchi annulla, abbiamo visto anche le immagini rallentate, le guardialine non aveva alzato. Siamo al 18° minuto, al 21°, ancora più bravo Branca, ma risponde molto bene il portiere. Lorieri, d'altra parte, non è un portiere da poco, lo si sapeva. Dopo la mezz'ora si infittiscono, ma per il Follezzo perde con la Lecce, non è bello, sicuramente. Però tutto onorata, bello il contropiede costruito in coppia con Crespo e vanificato. Di Viviani è angolato, ma Lorieri intuisce e Vicenza impreca. Ma è lo stesso Sgro a sbagliarlo, quasi ipnotizzato da un Lorieri ancora in vena di miracoli. Moto perpetuo che i compagni di squadra cercano sempre e quasi mai invano. E su di lui che Lorieri deve dilagare anche perché Zidane forniva finalmente qualche spazio. Trovano più spazi in contropiede quando Marco Rosa il primo tiro in porta su punizione di Tramezzani con Lorieri. Prova una prima volta ed è bravo Lorieri che deve però inchinarsi quando un magnifico ed Enrico Chiesa che Cesare Maldini non potrà più far finta di ignorare. Sfidando il pubblico quando togliendo le due punte cresce. Giorgio Livanov, il suo sinistro da fuori area impegna seriamente l'arbitro. Da un angolo di Zenoni, gran tiro di Sottil, che Lorieri devia miracolosamente. Il tempo finisce con una bordata di Mirkovic deviata dall'ottimo Lorieri. Giannini cerca di accorciare le distanze, ma Lorieri è bravissimo e sa chi si allontana. Rivediamo anche questa azione. Giannini cerca di piazzare la palla, bravissimo. Battistuta, la rincorsa dell'argentino, palla alla barriera foltissima. Morfeo cerca la battuta e si stende molto. Ma questa volta è Kluivert a sbagliare. E il Lecce che ha messo una tiratina ad orecchi. Poi c'è voluto anche un doppio miracolo di Lorieri. Sì, anche qualche egoismo. Successi, più 4 in media inglese, 14 gol fatti. Finita qui, miracolo dell'ex di turno Lorieri su Del Vecchio dopo il tentativo di Cafu. Certe occasioni vanno colte al volo, altrimenti succede che la squadra avversaria si... Domattina sull'aereo diretto a Lodz saliranno non meno di una mezza dozzina. Calcio di punizione Del Piero, molto bello il calcio di punizione.